signor barbiere, ma bravo! E niente affatto, scusi, son debolezze! E venditore, che viene a fare? Oh, bella, vengo a farmi la barba, oggi di poppa! Oggi non voglio! Oggi non vuol, dimani non potrò io! Perché ho da fare a tutti gli ufficiali del nuovo reggimento Parma e Pesca, alla marchesa Andronica, il biondo parrucchino in Malonè, al contino Bombè, il ciuffo a campanile, furgante all'avvocato Bernardone, che ieri s'ammalò, indigestione. E poi che serve? Domani non posso. Orsù, meno parole. Oggi non vuoi far barba. No. Cospetto. Guardate i cammentori, vengo stamani di casa dell'interno, ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che? Ma avete preso per un qualche barbier da contadini? Chiamate pure un altro, io me ne vado. Che serve? A modo suo, vedi che fantasia. Vai in camera a pigliare la biancheria. No, voglio stare. Ah, se mi dava in mano il maccio delle chiavi, ero a cavallo! Dime, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia? Se c'è quella più nuova! Ah, son pur buona a lasciar qua quel diavolo di barbiere! Arrivo, ma tu stesso, passati il corridore sopra l'armadio, il tutto troverai! Para! Non tocca a nulla! Non son fatto! Allegri! Vado e torno. Conto prefatto. E quel brico che al conte ha portato il biglietto di Rosina. Mi sembra un imbroglio di prima sfera. A me non me la ficca. Grazie a tutti. Fatti un po'. Però diceva il prove. Quel fiero grand'uomo. Porchi siamo soli, ditemi, oh cara. Il vostro è il mio destino d'unirsi e ne contenta. Franchezza! Abbia del dono, altro io non verrai! Se piace il tuo bicchiere, una terrina! Vedete che gran cosa ad una chiave! Se io non m'attacava per fortuna per quel maledettissimo corridore così oscuro, spezzato mi sarei la testa a muro, tieni ogni stanza al buio, e poi! Oh, dunque andiamo! Dizio! A noi!